48.800 euro per le luminarie natalizie, 38.000 per l'incarico alla Dama SRLS di Lapio in provincia di Avellino, 13.620 per il gruppo 02 Cortili della Memoria, 6.226 euro per l'Accademia Creativa Città di Castello e 17.400 euro per la Crazy Animation di Sarro, per un totale di circa 124.000 euro. A tanto ammonta la cifra spesa dai comuni di Pagani, San Valentino Torio e Sarno per le festività natalizie 2017, fondi che però dovevano servire a finanziare il progetto Madonna delle Galline, finanziato per 130.000 euro, per ulteriore valorizzazione di una tradizione sacra e conosciuta in tutto il mondo. La denuncia arriva dal gruppo consiliare paganese di Fratelli d'Italia che, dati alla mano, afferma che queste somme sono state spese con determine adottate sulla scorta di richieste effettuate e di riscontri avuti in soli 24 ore, 12 e 13 dicembre 2017, rese esecutive a manifestazioni avvenute il 29 dicembre e pubblicate all'albo pretorio online solo ieri, cioè 20 giorni e più dopo l'adozione, quando ormai nessun controllo sulla reale e corretta esecuzione delle attività poteva essere effettuata. E quindi il 95% dell'importo finanziato è stato speso per le festività natalizie. Quanto resta quindi per l'iniziale progetto di valorizzazione? Rispetto a tale scempio non ci sono parole adeguate, commenta tramite comunicato stampa il gruppo consiliare Fratelli d'Italia. Ci limitiamo solo, afferma la portavoce Raffelina Storia, a rendicontare documentalmente quanto avvenuto e a dimostrare con i fatti quante bugie vengono quotidianamente raccontate dal sindaco Bottone e dal prosindaco Donato.